A che pensi? A cosa stai pensando? Che penso? Sto pensando a Filippo. Perché? Moriva dalla voglia di avere una Ferrari. E com'è andata? È morto. Un momento, un attimo, scusa, che cos'è di fretta? Un secondo solo, qua c'è la vedova, scusa. Che cosa? Mica è morto nessuno, scusa. Vabbè, è un po' di delicatezza. Puoi drammatizzare un po'. Senti, allora, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro? Vada! Che c'è sentì? Ci sono dite? Le stesse parole che mi diceva lui. Mentre cattivo, cattivo. Allora, mi dica. Sì, cioè, praticamente, dottore, io già ne avevo parlato con un parente, però non mi ha confortato. Poi, vabbè, ne ho parlato anche con un amico. Sì, e, ma mo dimmi il fatto, mo mi sta venendo l'ansia, sì, sicuramente. Non è stato in grado vabbè, sei dal medico, parlo con un medico di fiducia, no? Dai. No, il fatto è che sono sull'orlo di proprio di una crisi di E mo mi sta per pure a me la crisi non la fornisce. Sei caro, rilassati. Sì, allora, diciami il fatto. Il fatto è che mia moglie mi sta continuamente a tradire. E mi tradisce. Voglio dire, è una bella donna, giovane, però non è giusto che. Lei ogni giorno, fisso, ogni giorno va al bar Jolly, ogni sera fisso, fa l'amore con il primo uomo che glielo chiede. Allora, visto, sto impazzendo, dottore. Che cosa posso fare? Senti, allora facciamo una cosa, prima di tutto si calmi, si rilassi, poi un bel respiro. E adesso dimmi, l'indirizzo preciso, bar, ed è bar, Jolly, via? Via, mi pare dunque che è via Principe Amedeo 26. E di solito a che ora va la casa esce? Beh, verso le 20, 20 e 30, sì. Beh, allora capito, aspetta che mo sono, forse arriva, aspetta un momento che devo andare, c'ho una distruzione, non mi sa ricordare che... L'aspetto qua, dottore. Ma se tuo marito sono io!